Sala Rosa del Comune di Arezzo, conferenza stampa dell'assessore alla giostra Francesco Romizzi e del presidente dell'istituzione Angelo Agnolucci. Saranno illustrati i programmi relativi alla massima manifestazione in comune della città e soprattutto quello che interessa ai quartieri, il nuovo Buratto. Renderemo funzionante il Buratto dopo i vari problemi degli ultimi anni. Altri interventi importanti che riguardano i quartieri: stiamo inserendo i quartieri tra i soggetti principali della città negli obiettivi strategici del comune. Il coinvolgimento dei quartieri è tra le prime, appunto, priorità, e quindi direi un lavoro importante non solo per la manifestazione ma anche per i soggetti sociali che sono, appunto, i quartieri stessi. Sarà un Buratto che funziona, perché come ha sempre funzionato per oltre 60 anni, questo è il problema principale. Quindi noi siamo impegnati nel portare avanti tutta una serie di modifiche che già sono state messe in atto a settembre, che verranno comunque migliorate per la giostra di giugno, e quindi anche se il meccanismo sarà il meccanismo vecchio, è comunque un Buratto nuovo. Presidente, l'ITTETI ha dato forfè, come mai? Ma non è che noi non avevamo mai preso nessun contatto diretto, ci siamo andati a parlare con loro perché si erano dimostrati, come dire, disponibili nel gestirci questo Buratto. Siamo molto dubbiosi per quanto riguarda la modifica proprio del meccanismo, perché il meccanismo meccanico rende il Buratto attivo, e questo è quello che dicono anche i più bravi fantini che abbiamo, i giostratori che abbiamo nella piazza. Cambiare un meccanismo di allacciamento e slacciamento del Buratto potrebbe voler dire anche snaturare proprio la storica funzione del Buratto, quindi bisogna anche stare un attimino attenti. Ora come procederete? Noi procederemo con i nostri tecnici interni, come già avevamo già iniziato a fare a settembre, con l'aiuto delle due persone che hanno in pratica gestito il Buratto in piazza. Quindi l'ingegner Romolini e l'ingegner Berlingozzi sono stati messi disponibili da parte dell'amministrazione pubblica del comune per gestire, appunto, il meccanismo del Buratto. Cioè, ci sarà un Buratto con il vecchio concetto ma con tutti i pezzi di ricambio, con materiali chiaramente idonei e attuali per la sicurezza. Lo avremo a giugno nella prima edizione? Lo avevamo già a settembre.